state chiuse. Non potendo entrare, passarono quella notte in una chiesa dove pioveva dentro, ma che era lì vicino. Adesso andiamo proprio in questa chiesa. La mattina non vollero aprire loro le porte. Fuori delle mura non c'era modo di trovare l'elemosina, pur essendosi rivolti anche a un castello che sorgeva nelle vicinanze. Là il pellegrino si sentì venir meno, sia per il gran disagio patito in mare che per il resto. E poiché non ce la faceva più a camminare, si fermò là. Madre e figlia invece proseguirono verso Roma. Quel giorno molta gente uscì dalla città. Lui non poteva entrare, le porte erano bloccate dai soldati per via della peste, no? Quindi lui vedeva uscire ma non poteva entrare. E da queste persone seppe, venne a sapere che stava per giungere la signora di quelle terre. Gli storici ci dicono che appunto era Beatrice Appiani, figlia del signore di Piombino e di una della famiglia d'Aragona, dico giusto? Sì. E quindi, avendo la madre aragonese, presumiamo che sapesse parlare anche la lingua della mamma, lo spagnolo. Ignazio non parlava italiano e non parlava latino, quindi si trova in un posto straniero, tutti hanno paura della peste, lui è sfinito e riesce a parlare con l'unica persona che parla la sua lingua. Che stava male solo per sfinimento, e quindi non aveva la peste, era solo sfinimento. Le chiedeva il permesso di entrare in paese per cercarvi qualche aiuto. Glielo permise senza difficoltà. Mendicando per le vie, raccolse parecchio denaro. In capo a 2 giorni riprese le forze, si rimise in cammino e arrivò a Roma la domenica delle Palme.